Buonasera a tutti, siamo qua al Palamozza. Si gioca la quarta giornata del girone di ritorno del girone B della Serie A. Si affrontano Pantarei Modena contro Cingoli. E la nostra squadra, Pantarei, arriva da due sconfitte decisamente nette in quel di Teramo e in casa con l'Oriago, e quindi ci troviamo ad affrontare una squadra che è davanti a noi in classifica in una situazione sia d'emergenza per quanto riguarda i giocatori in campo, perché abbiamo avuto tre infortunati, Bortolotti, Nunzio e il capitano Stefano Rolli, e sia per quanto riguarda anche il livello di gioco espresso nelle ultime giornate. La grande prestazione che facemmo col Terraquiglia Carpi un mese fa ormai è nell'album dei ricordi. Cerchiamo adesso di resettare il tutto, le ultime due sconfitte, e di ripartire da quel punto lì, per almeno cercare di mettere in difficoltà questa squadra che si presenta al Palamozza sicuramente con l'intento di vincere, vista anche la classifica. La palla è per i nostri avversari, per i marchigiani. Al mio fianco Alessio Piretti per il commento tecnico, a cui rivolgerò spesso la parola per commentare la partita. La nostra squadra si presenta in campo con Bonaccini tra i pali, Ali, Boni e Nicolò Dondi, Terzini, Gennaro De Felice, Panettieri, al centro centrale Filippo Barbieri e pivot Elvis e Aulari. Abbiamo visto il primo gol con un servizio dal pivot per quanto riguarda i marchigiani, che si presentano nella seconda formazione: Camperio all'ala, numero 8 Terzino Nocelli, numero 10 Arcieri, che in questo momento difende come centrale. Un errore di Filippo Barbieri viene però fermato da Gennaro Di Felice, contropiede dai nostri avversari, del numero 13 Camperio Thomas, numero 15 Campana Davide all'ala destra, numero 13 centrale Camperio Thomas, numero 15 pivot Campana Davide. Palla adesso per Campana Davide, ecco sull'ala numero 20, numero 8, tiro da fuori del numero 8, 2-0 per i nostri avversari, Nocelli Lorenzo. Siamo partiti con l'handicap anche in questa partita. Palla per Emanuele Barbieri, Emanuele Mattioli sulla sinistra della palla. Bonaccini para, riesce a fermare il tiro del numero 24, del numero 34, scusate, Mattiasiewicz, lo straniero del Cingoli, e quindi si rimane sul 2-0. Palla per Boni, si sblocca. Contiamo molto nei gol di Giacomo Boni, per poter, e soprattutto nei contropiedi, ottimo rientro. Non si era accorto Mattiasiewicz di avere alle spalle Boni, che lo beffa recuperando la palla. 2-1. Il rientro, il mancato rientro, seconda fase da parte di Boni, a questo punto è stato un nostro vantaggio, perché siamo riusciti a beffare l'avversario. Panettieri che funge da centrale, Filippo Barbieri, Panettieri per Gennaro Di Felice, non viene fischiato invasione, direi. Non ho capito di preciso. Alessio, hai capito cosa è stato questo fischio? Penso blocco irregolare. Blocco irregolare, non mi ero sinceramente accorto di cosa fosse il problema che aveva riscontrato l'arbitro. Si è sempre sul 2-1 per i Cingoli. La palla in mano al centrale avversario, Camperio, anche capitano della squadra. Palla per il numero 19, Strappini, Camperio, Mattiasiewicz sull'ala, viene fermato da Boni in modo irregolare. Un contatto però assolutamente involontario. Palla per Camperio va al tiro e buca Bonaccini. 3-1. Abbiamo lasciato abbastanza spazio al tiro per Camperio, che è riuscito a trafiggere Bonaccini. Palla per Panettieri, Gennaro De Felice, Emanuele Mattioli, Gennaro De Felice, Panettieri. Panettieri per Filippo Barbieri, 3-1 per gli archigiani. Filippo Barbieri,
Vediamo Elvis che si muove da pivot in mezzo, Filippo Barbieri, Panettieri prova a entrare, viene fischiato sfondo. Purtroppo sono già due palle che ci fischiano davanti. Viene 9-9, aveva parato Bonaccini sul numero 15. Campana però viene fischiato 9 da fuori dei marchigiani, che si rivelano comunque una squadra decisamente già dalle prime battute esperta, ostica da affrontare. Noi abbiamo però già sul groppone due falli in attacco che si potevano risparmiare. Comunque andiamo ad andare, noi non lasciamo andare avanti la squadra avversaria. Ottimo movimento del numero 15 Campana. Viene fermato da Panettieri, sicuramente c'è un gap di esperienza tra i due. Rientra in campo dopo l'infortunio Gigi Pieracci e non possiamo che essere contenti per questo recupero del nostro uomo di esperienza. Sicuramente potrà dare una forte in difesa contro questa squadra, contro il quale esperto. È stato fischiato 7 e quindi si presenta dal dischetto del rigore dai 7 metri Matasiewicz contro Bonaccini. Vediamo, i rigori sono stati la nostra maledizione nelle ultime due partite. Vediamo un attimo se riusciamo anche noi a far sì che la squadra avversaria non ne usufruisca troppo e vedere se anche gli altri sbagliano come noi. L'ultima partita abbiamo sbagliato 7 rigori su 8 a Teramo che potevano essere decisivi se avessimo segnati per poter portare la partita sicuramente su un altro binario. Comunque quello che è stato, intanto Matasiewicz segna, Pieracci con la palla, Pieracci da centrale, Gennaro De Felice, adesso abbiamo una squadra un po' più esperta in campo, sicuramente Filippo Barbieri, De Felice, Filippo Barbieri per Gennaro De Felice, Pieracci con la palla, viene sicuramente strattonato dal numero 15 Campana, poteva starci qualcosina di più, Pieracci 9-9. L'arbitro li chiama Arcieri, Pieracci, Filippo Barbieri per Gennaro Di Matteo, che ha preso il posto di Giacomo Boni all'ala. Gennaro De Felice, Filippo Barbieri prova Gigi Pieracci da fuori, ma non inquadra la porta. Noi bisogna che in attacco riusciamo a essere più assolutamente più performati, in questo modo possiamo stare attaccati alla partita, se no diventa molto difficile, perché queste sono squadre esperte che sbagliano poco e le occasioni che hanno cercano sempre di metterle a frutto. Tiro da fuori del numero 8 Nocelli Lorenzo, purtroppo riesce a bucare Flavio Bonaccini. Filippo tiro di Gennaro De Felice, il portiere riesce a recuperare, adesso purtroppo siamo sul 5-1, Campana per Camperio per l'11, Camperio, sempre Camperio che prova, Pieracci l'esperienza riesce a fermarlo, palla sempre per il numero 15 Campana. Palla per il numero 8 Nocelli, 10 Arcieri salta, no, non tira, passa, scarica Campiello, palla che è quasi persa dai nostri avversari, che si è passivo, riesce comunque a forare la nostra difesa, non riusciamo mica a metterci una pesta su questa cosa, purtroppo. Cambio Bonaccini Resci, vediamo un attimo se con Resci in porta riusciamo a fermare un pochino di più l'attacco avversario, 6-1. Dobbiamo cominciare a giocare in attacco anche, loro hanno ottimo Pieracci, viene spinto praticamente e sicuramente alla fase di tiro.
purtroppo non riusciamo a essere precisi. Palla per Aiollari, Pieracci per Filippo Barbieri. Ecco Pieracci che prova a entrare. Un altro errore in attacco. Niente, non va. No, non ci crediamo, siamo troppo tesi, non ci crediamo, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo andare, cerchiamo. Dobbiamo giocare più leggeri sulla palla. Ottimo intervento di Gigi Pieracci. Siamo troppo tesi nella fase di attacco e non riusciamo mica a esprimerci in modo corretto. Numero 13 sulla palla, Camperi. Nocelli, Campana per il pivot 19, Strappini, Campana fuori. C'è stata una deviazione da parte dei gialli. Arcieri, passivo, devono andare al tiro e viene praticamente fischiato passi ad Arcieri e quindi la palla rimane giallo-blu. Nostro mister chiama il tempo. Alessio, come la vedi? Secondo me non siamo ancora entrati in partita, la stiamo guardando. In fase di attacco siamo totalmente impazienti, non riusciamo a concludere, abbiamo fatto soltanto due tiri, uno fuori e un gol. In fase difensiva, bene o male, riusciamo a difenderci abbastanza bene, ma non siamo abbastanza svelti per contrastare la loro grandezza, perché effettivamente è una squadra abbastanza grossa, cioè fisicata. Quindi bisogna che acceleriamo i ritmi in difesa e gestiamo con più calma gli attacchi. Grazie Alessio. Sicuramente il punto dell'attacco, che è il nostro problema più grosso, è anche quello che ci ha praticamente creato più grossi problemi negli ultimi due incontri. Abbiamo segnato pochissimi gol nelle ultime due partite e, come ha ribadito, come ha puntualizzato Alessio, sicuramente è la fase in cui dobbiamo cercare di essere più incisivi rispetto a come siamo adesso. Adesso vediamo quello che riusciamo a fare con questa azione di attacco. La palla è nelle mani di Resci. Gigi Pieracci per Filippo Barbieri, Gennaro Di Matteo, squadra esperta in campo. Gigi Pieracci, Alessio. Palla per Gennaro Di Felice, Filippo Barbieri, Gennaro Di Felice. Sicuramente la loro squadra è una squadra molto grintosa anche in difesa. Gigi Pieracci viene fermato in modo irregolare dal numero 13 Camperio. Palla ancora giallo-blu. Fischiato, ammonito il numero 19, Strappini Diego, il pivot per una spinta su Aiollari. Ancora palla giallo-blu, Gennaro Di Felice, Filippo Barbieri, Gigi Pieracci, tiro, palla per Elvis Aiollari, non riusciamo a segnare, il portiere Gentilozzi ci ha messo la pezza già due volte ed ecco. Prova Pieracci di entrare, viene fermato dal numero 19 Strappini. Gennaro Di Felice, Filippo Barbieri, Gennaro Di Felice, Filippo Barbieri, Gennaro Di Matteo. La palla viene persa, Gennaro Di Matteo per un'incompressione con Filippo Barbieri. Siamo sempre in balia dell'avversario. Numero 15 Campana Davide, numero 13 Camperio Thomas, palla per Camperio Thomas. I nostri avversari adesso rallentano il gioco. Tiro da fuori nel numero 8 Nocelli Lorenzo. Niente, bisogna che noi ci diamo una svegliata, c'è poco da fare, bisogna tirare fuori quello che abbiamo in questo momento, perché è inutile, e loro sono troppo sul velluto, giocano troppo facile, non hanno problema a tirare da fuori. Non usciamo con la difesa, riescono a trovare degli angoli che i nostri portieri non riescono a vedere. Bisogna che noi cerchiamo di essere più incisivi, primi in attacco ma anche in difesa. Prova il servizio del pivot, purtroppo Arcieri ruba la palla. Grande parata di Giacomo Resci, che riesce a fermare il contropiede di Arcieri e a rimanere su 7-1. Bisogna che riusciamo ad andare
su questa palla bisogna che proviamo ad entrare. Emanuele Mattioli aveva la possibilità di provare ad entrare, bisogna che proviamo a tirare, perché se no non, se non si tira il gol non lo facciamo mica. È vero che cerchiamo sempre di portare l'azione per cercare di tirare sul passivo, però in un modo o in un altro bisogna che qualcosa riusciamo a fare. Abbiamo fatto due tiri fino adesso, quindi nello specchio della porta, degni di questo nome, e sono passati 12 minuti. Pieracci, Gennaro De Felice, scivola la palla dalle mani di Luca Mezzetti, non si capisce bene cosa sia successo. Certo che se facciamo, se non riusciamo... Viene fischiato fallo di 2 minuti a Gigi Pieracci. Purtroppo si ripresenta sul dischetto sui 7 metri il numero 34, Matasevic, contro Giacomo Resci. Vediamo se Giacomo riesce a metterci una pezza. L'aveva, purtroppo l'aveva toccata, 8-1. Bisogna che noi cerchiamo. Non dobbiamo più, siamo bloccati, è una questione anche psicologica, bisogna che buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, come si dice in questi momenti. Inutile che stiamo a pensare, andiamo dentro, cerchiamo un rigore, cerchiamo qualcosa, però bisogna che sblocchiamo la situazione. Questi errori che non sono tipici della nostra squadra, sono sintomo comunque di nervosismo che deve essere superato. Non abbiamo niente da perdere, ci troviamo di fronte a una squadra forte che è venuta qua, però adesso gioca sul velluto. Noi dobbiamo cominciare a mettere in difficoltà, il tempo c'è ancora. Panettieri non inquadra lo specchio della porta, gli avversari partono in contropiede. Arcieri, stanno giocando troppo sul velluto, non possiamo giocare in questo modo, dobbiamo reagire. Non si riesce a capire come mai la nostra squadra rimanga bloccata in questo modo. Adesso vediamo un attimo Panettieri per Gigi Pieracci. Gigi Pieracci non inquadra lo specchio della porta. Purtroppo se non riusciamo a inquadrare, non riusciamo a siglare, non c'è niente da fare. Loro giocano sul velluto. 9-1. Palla per il numero 15 Campana Davide. Campana con la palla, Camperio, Nocelli, Campana, Nocella, Nocelli, Camperio, non entrare, purtroppo non riusciamo, passivo. L'arbitro chiama il passivo, i nostri avversari devono tirare, servizio al pivot. Viene ammonito il nostro pivot Elvis per l'intervento sul numero 13 avversario. Niente, loro, vediamo di... Per fortuna siamo riusciti ad evitare gol sul passivo. Vengono fischiati 2 minuti ad Elvis, non si capisce, non ho capito quale sia stato il fallo. Purtroppo anche questi falli di frustrazione dobbiamo evitarli. Loro avevano comunque sprecato il tiro sul passivo, non erano riusciti a siglare. Non è ancora finita la partita, però bisogna che cominciamo sicuramente a giostrare in altro modo le azioni di attacco, ma a metterci una faccia diversa. Loro sono una buona squadra sicuramente, ma non hanno fatto assolutamente niente fino adesso. Abbiamo giocato male noi. È vero che abbiamo delle assenze, ma non può essere comunque un pretesto per una scusa, per comunque sfoderare una prestazione così negativa. Dobbiamo cercare di essere più incisivi, di centrare, di entrare, almeno di prendere qualche fallo da rigore, di vedere, di mettere in difficoltà. Viene fischiato 7 al numero 15, viene fischiato 9 al numero 15, Campana, di nuovo fallo su Mezzetti, prova il tiro, fischia l'arbitro, chiama il passivo,
Pieracci sulla palla deve andare al tiro sicuramente, si trova di fronte comunque un buon muro. Pieracci tira, il portiere riesce a prenderlo, il tiro era buono. Se ci si mette anche il portiere Gentilozzi a prendere i pochi tiri che arrivano, allora diventa veramente difficile. Comunque, vediamo adesso come va. Palla numero 13, Camperio. Prova Niccolò Dondi a intervenire. Vengono fischiati 2 minuti e Niccolò sicuro poteva anche... È intervenuto un po' troppo forte, poteva anche risparmiarsi questa fischiata, però comunque ci troviamo in 4 in questo momento. Sicuramente la nostra squadra è in grossissima difficoltà, non si capisce bene come mai non riusciamo mica a imbastire un'azione di gioco, cioè veramente siamo troppo nervosi, non sembriamo neanche più una squadra. Adesso siamo 4 contro 6. Il punteggio è 10-1 per gli altri, in 16 minuti abbiamo fatto un gol, i nostri sono incombiabili perché cercano sempre di sostenerci, purtroppo così però non riusciamo assolutamente a cavare un ragno dal buco. Gennaro Di Matteo, viene fischiato 9 a Gennaro Di Matteo, di nuovo siamo in 5, rientra Albertini all'ala, palla per Mezzetti, Luigi Pi... Gigi Pieracci aveva fischiato passi, ma sinceramente sembrava che non ci fosse azione di contropiede da parte dei nostri avversari. Matasiewicz sigla, veramente il punteggio sta assumendo dei contorni esagerati. Adesso è tutto nelle nostre mani, nel voler provare di addrizzare questa partita, perché c'è modo e modo di perdere, questo non è il modo giusto. Schiatto, una deviazione, palla per Gennaro Di Matteo. Questa è una squadra, la nostra comunque, che fino a 3 incontri fa ha messo in difficoltà tutti, non riusciamo a capire perché finalmente Panettieri riesce ad entrare, 11-2. Loro sono una squadra molto dotata fisicamente, ma non sembra una squadra velocissima. Se riusciamo ad avere qualcosina in più in velocità rispetto a loro, probabilmente potremo anche provare a riavvicinarci un attimo, però è chiaro che deve cambiare la mentalità, devono cambiare tante cose, dobbiamo provare un attimo di più a tirare in avanti. No, fai fallo. Palla per Campana. Camperio riesce a trovare l'angolo alto alla destra di Luigi Resci, di Giacomo Resci. Cambio di nuovo dei portieri, entra Bonaccini per Giacomo Resci. Alessio, qua sembra che non ci riusciamo mica a tirare fuori un ragno dal buco. No, no, la situazione non è cambiata da prima. Siamo sempre lì, non riusciamo a muoverli, non riusciamo a penetrare, non troviamo soluzioni. Questo è, come dicevi te, anche un blocco quasi psicologico, quindi se non ci svegliamo noi le cose non possono cambiare. Ma non è 2 minuti questo? Fischiato 7, si presenta ai 7 metri Panettieri contro Gentilozzi. Gol di Panettieri, 12-3. 12-3 a 10 minuti dalla fine. Palla per Trillini, Camperio. Ma... per Mangoni. Per Campana, scusate. Camperio. Matasiewicz. Parata di Bonaccini. Andiamo di nuovo a provare a vedere un attimo se riusciamo ad accorciare il punteggio. Panettieri sicuramente. Gol. Finalmente. Gol di Filippo Barbieri, bel gol, il nostro pubblico ci incita, basta
è bastato un piccolo sprazzo di gioco, due gol da parte dei nostri avversari, che il nostro incommiabile pubblico ci sostiene. I ragazzi devono giocare con questa grinta, questa voglia, ce la possiamo anche fare. Adesso se ricominciamo, giochiamo come abbiamo fatto, dimostrato di saper fare nella prima parte del campionato, riusciamo sicuramente a ridrizzare questa partita. E poi vedere di giocare un secondo tempo e comunque farla sudare ai nostri avversari, non comportarci come l'Oriago. Stiamo la difesa la dobbiamo tenere un pochino meglio, perché 12 gol sicuramente sono tanti in 20 minuti. La nostra squadra di solito ne subisce meno, ma è soprattutto l'attacco che si deve sbloccare. Adesso due azioni in velocità con i nostri due uomini più rapidi, Filippo Barbieri e Panettieri, sicuramente possono mettere in difficoltà, perché ci troviamo di fronte comunque a una squadra che è molto molto dotata a livello fisico, ma sicuramente non a livello di spostamenti, di velocità, può avere qualche problema. Adesso vediamo i nostri avversari dopo il tempo. Palla per Campana. Campana per Camperio, il capitano marchigiano. Campana, Camperio. Pallonetto, ottimo pallonetto del numero 18, Mangoni. Si è trovato praticamente da solo e abbia fatto Bonaccini. Niente, continuiamo, vediamo un attimo di continuare come abbiamo fatto fino adesso. Ottima, ottima palla di Matteo per Iaolari, che si fa intercettare il tiro solo davanti al portiere. Comunque palla ancora nostra, Filippo Barbieri per Luca Mezzetti, Gennaro Di Matteo, il tiro viene ribattuto da Gentilozzi, ottima parata. Nocelli, Campana, Nocelli. Chiaro che i nostri avversari hanno tutto l'interesse a rallentare il ritmo. Camperio. Camperio passivo, palla persa dai marchigiani, palla Mezzetti, ruolo centrale, Filippo Barbieri, grande tiro. Ecco, dobbiamo sfruttare, abbiamo visto che questi movimenti, soprattutto da parte di Filippo e da parte di Panettieri, possono creare dei problemi alla loro difesa, che sicuramente non è molto forte, ma fisicamente, ma negli spostamenti rapidi, negli spostamenti laterali fa più fatica, ed è lì che dobbiamo provare a giocare. Chiaramente adesso dobbiamo essere impeccabili in difesa. Entra il numero 4, Ilari, palla per Camperio, la squadra marchigiana naturalmente continua col suo gioco molto compassato. Ilari in ruolo di terzino, prova ad andare via, ma Di Matteo e Mezzetti chiudono bene in difesa. Ilari prova a alzarsi, tirare, palla per Campana, Ilari nel ruolo di terzino, sicuramente molto veloce questo giocatore che è entrato adesso. Nocelli per Arcieri, Ilari, Nocelli. Viene fischiato due minuti a Filippo Barbieri. Poteva anche in questo caso, è stato abbastanza severo. Comunque ci troviamo in cinque. Filippo Barbieri a sedere per il fallo fatto sul capitano avversario, Camperio Thomas. Numero 13, palla per Camperio, numero 6, Ilari per Campana, Camperio, Ilari prova ad entrare. Arcieri sulla sinistra si trova sempre da solo,
in questo momento. Viene fischiato 7, allora siamo, i nostri avversari devono tirare, siamo sul passivo. Ecco. Ilari riesce a tirare. E Buca Bonaccini. Questi gol qua bisogna che li evitiamo sul passivo, non riusciamo mica a essere incisivi su questi tiri. Rientra Gigi Pieracci al posto di Elvis Iaollari. Luca Mezzetti perde la palla. Camperio. Palla per Ilari. E non ha difficoltà a entrare a siglare il gol. Gigi Pieracci, siamo 15-5, c'è stato uno sprazzo, poi i due minuti che abbiamo preso sicuramente ci hanno penalizzato, abbiamo perso una palla in attacco veramente stupida. Panettieri, viene fischiato fallo al numero 10 Arcieri. Panettieri chiede scusa per il tiro che è stato fatto dopo il fischio, l'arbitro non lo sanziona. Non riusciamo a imbastire un'azione d'attacco, non c'è niente da fare. Bisogna che cerchiamo un attimo di essere più precisi, torniamo a perdere la palla. Mezzetti ha provato a servire Panettieri, a servire Albertini, ma non è riuscito all'ala. I nostri avversari di nuovo con la palla, numero 18 Mangoni, Campana per Ilari. Viene fischiato passi, palla per Gigi Pieracci, Luca Mezzetti per Filippo Barbieri, viene fischiato 2 minuti finalmente anche verso di loro, perché non è che abbiamo picchiato solo noi fino adesso. Numero 18 avversario, Mangoni Filippo si accomoda a sedere, entra Giacomo Boni al posto di Mezzetti, Panettieri di nuovo centrale, Giacomo Boni all'ala, Gennaro Di Matteo si sposta tra centrale e terzino, Filippo Barbieri, questa era una, non abbiamo capito perché ha fischiato, va bene, comunque poteva lasciare la palla direttamente nelle mani di Gigi, che sarebbe trovato da solo davanti al portiere. Gennaro Di Matteo, gran gol di Gennaro Di Matteo che finta lo scarico su Albertini e poi dopo entra e riesce a centrare l'angolo alto alla destra del portiere. Niente, noi dobbiamo continuare in questo modo. Palla per il numero 15 in attacco. Negli ultimi 4-5 minuti abbiamo fatto vedere qualcosa di più. Ilari, Campana, ottima palla per Arcieri. Pallonetto di Arcieri, sicuramente, che riesce a beffare Bonaccini. Panettieri, Gennaro Di Matteo, Filippo Barbieri, Albertini, Filippo Barbieri, Gennaro Di Matteo. Prova il servizio per Panettieri. Contropiede di nuovo, un errore nostro davanti, contropiede di Arcieri che beffa Bonaccini, 17-6, non riusciamo, abbiamo preso troppi gol, stiamo prendendo anche troppi gol, non stiamo difendendo come abbiamo difeso, almeno Teramo abbiamo difeso un po' meglio, sicuramente, Giacomo Boni, Filippo Barbieri, niente, è la terza volta che perdiamo una palla, non possiamo, sembra che gli altri giochino a briscola, non possiamo perdere questi palloni, voglio dire, non si divertono neanche quegli altri, quindi noi bisogna che cerchiamo un attimo di essere più precisi e più grintosi, l'abbiamo già data per persa, non si può giocare così, forza ragazzi, dai, su. Ecco Panettieri, ottimo servizio di Gennaro Di Matteo per Giacomo Boni, che riesce a trafiggere il portiere avversario, 18-6. Palla in mano a Ilari Matteo, Campana, Nocelli,
Ilari, Campana, Mangoni, Campana. Nocelli riesce praticamente ad entrare e trafigge Bonaccini. Palla per Filippo Barbieri, per Pieracci che serve Di Matteo, quale riesce a entrare e a fare gol. 19-8, i nostri avversari, manca un minuto e mezzo. Ottimo gol di Gennaro Di Matteo. Vediamo di non prendere, se riuscissimo a non prendere queste gol. Palo di avere palla nostra. Forza, abbiamo ancora 50 secondi per portare avanti l'azione. Panettieri, viene murato fuori, palla nostra. Forza, palla per Albertini, rimette Albertini, Panettieri Di Matteo, Panettieri per Filippo Barbieri per Gennaro Di Matteo, Panettieri, Filippo Barbieri. Intercettata la palla a Filippo Barbieri, a Gennaro Di Matteo, palla ancora nostra. Ottimo intervento, ottima entrata di Filippo Barbieri, che riesce a prendere un tiro dai 7 metri. Pieracci si presenta dai 7 metri, praticamente allo scadere. Siamo 19-8. Tiro sbagliato, 19-8 finisce il primo tempo. Pessimo primo tempo dei gialli, 19-8 per i cingoli. Speriamo che mister Sgarbi riesca a ricaricare la squadra in modo che si possa presentare, i nostri giocatori si possano presentare in modo più grintoso nel secondo tempo. Ci troviamo qua per il secondo tempo. Il primo tempo si è concluso 19-8 per i colori del Cingoli marchigiani. La nostra squadra, come abbiamo ribadito alla fine della telecronaca del primo tempo, è stata veramente al di sotto delle attese. Si sperava in un riflesso di orgoglio rispetto alle partite due partite precedenti. Vediamo adesso come va. Naturalmente non abbiamo più niente da perdere. Sicuramente l'arbitro potrebbe farceli passare questi gol. Ha fischiato 7. Panettieri aveva fatto Gentilozzi, Di Matteo Barbieri al tiro, viene deviata la palla e rimessa laterale per i colori giallo-blu. Iaulari recupera la palla, se ne occupa della dimessa laterale, anzi no, scusate, viene fischiato 9. Di Matteo con la palla cerca di servire Elvis, ma non riesce a servire il numero 18 in contropiede. Mangoni trafigge Bonaccini. Niente, la squadra sembra assolutamente inesistente, no? È inutile continuare in questo modo, bisogna cercare di provare ad essere un pochino più grintosi, vedere quello che riusciamo a fare, almeno a recuperare, provare a prendere qualche rigore, a vedere di farli muovere, di sudare. Filippo Barbieri per Gennaro Di Matteo sbaglia il tiro, tira fuori. Numero 8, Nocelli, ottima palla presa da Panettieri. Siamo 20-8, Panettieri per Giacomo Boni, Panettieri Di Matteo, Panettieri, Filippo Barbieri, Panettieri prova a entrare, ottimo gol di Panettieri, 20-9. Nocelli per Campana, Nocelli, Campana, naturalmente i nostri avversari vanno piano, 19 strappini per Ilari viene strattonato, arriva, errore di Ilari che si palleggia su un piede, di conseguenza la palla è nostra. Di Matteo prova, non si capisce se volesse provare un tiro o servire Giacomo Boni, sbaglia clamorosamente comunque il passaggio. Bisogna un attimo ragionarla di più, non abbiamo, voglio dire, più niente da perdere in questo momento, cerchiamo di giocare la partita.
numero 18 avversario, numero 8 Campana, servizio per il numero 15. Numero 18, palla per il numero 18 Mangoni, a pivot. Sicuramente, cioè siamo di fronte a giocatori avversari che sono forti dal punto di vista fisico, ma non si muovono molto. Bisogna che noi cerchiamo di sfruttare quelle che sono le nostre doti, non niente da fare. Arcieri è molto forte, si trova davanti a Bonaccini e non ha problemi a siglare. 22-9, adesso stiamo veramente sbragando, come si suol dire, dal punto di vista mentale. Bisogna che cerchiamo un attimo di recuperare il tutto. Di Matteo riesce a trovare l'angolo a destra di Gentilozzi. 22-10. Palla per il Cingoli, numero 15 Campana, Ilari, Campana, numero 8 Crocelli, Ilari. Gol del numero 19, Strappini, Di Matteo, Barbieri, Di Matteo, Panettieri, Barbieri, tiro viene deviato, palla per i gialli, palla di Niccolò Dondi per Iaollari per Panettieri per Di Matteo, Panettieri, ottimo tiro di Panettieri ma viene fermato a Gentilozzi il tiro, numero 8, Campana, Nocelli, la partita sicuramente non è... Ormai non ha più niente da dire, se continua ad essere giocato in quel modo qua. Viene fischiato 7 per il fallo subito dal numero 18 Mangoni che si era presentato al tiro. Cambio portiere, entra Jack Resch al posto di Giacomo Bonaccini. Si presenta dal dischetto il numero 8 Nocelli Lorenzo. Giacomo Resci in porta contro Nocelli Lorenzo. Parata di Giacomo Resci. Bravo Giacomo. Palla ancora per i Cingoli perché la palla esce. Palla numero 10 Arcieri Stefano. Ilari Matteo. Campana, Ilari. Nocelli, Campana, Mangoni, contrastato da Panettieri, Ilari, ottimo gol di Ilari, passaggio filtrante. Gigi Pieracci, Niccolò Dondi, Panettieri, Mezzetti, Barbieri. Barbieri murato da Arcieri. La palla viene smorzata e recuperata da Mengozzi. I nostri avversari giocano veramente sul velluto. Non si riesce mica tanto a capire come si possa almeno invertire il trend della partita. Numero 15 Campana. Campana per Nocelli. Nocelli per Strappini. Ottimi interventi Panettieri. Però non possiamo sempre cacciare via tutte le palloni in questo modo. Gol di Luca Mezzetti, ottimo. Però rischiamo sempre di buttare via i palloni. Ennesimo pallone buttato via, poi alla fine è ritornato nelle nostre mani. Però è proprio sintomo di troppo nervosismo dal punto di vista della squadra. Numero 15. Tiro da parte del numero 18 Mangoni. Molto forte fisicamente, che però non inquadra lo specchio della porta, viene fischiato 9 però, ancora palla quindi nelle mani dei marchigiani, Campana per il numero 8 Nocelli per Ilari,
cerca di lasciare sul posto Panettieri, però Panettieri lo tiene marcato, Ilari, Mangoni, no scusate, Campana cerca di entrare, viene fermato da Boni, su 9 metri viene l'arbitro, solleva la mano del passivo, Campana cerca di nuovo di entrare, ecco, tira il numero 8 Nocelli ma non inquadra lo specchio della porta. Vediamo di fare imbastire un'azione Filippo Barbieri per Mezzetti, Panettieri per Niccolò Dondi che buca Gentilozzi, ci portiamo sul 24-12. Strappini per Nocelli per Campana, Nocelli, Strappini, Ilari, Nocelli per Strappini, Ilari. Ottimo gol di Nocelli che lascia sul posto Niccolò Dondi, il quale commette anche fallo da 2 minuti, 25-12. Nostra formazione di nuovo in 5. Pieracci per Barbieri per Giacomo Boni per Filippo Barbieri, Panettieri, Mezzetti, Pieracci, viene fischiato fallo al numero di Cercieri dai 9 metri. Pieracci, Filippo Barbieri per Panettieri, ecco Mezzetti che prova il tiro, Gentilozzi riesce a intervenire, palla al numero 8 Nocelli per Ilari per Campana, Nocelli, Ilari per il numero 19 Strappini, pivot avversario, Ilari per Campana, servizio per il pivot, ottimo servizio per il pivot che non riesce a essere contrastato e Beffa riesce con un pallonetto, Pieracci, cambio di nuovo, Panettieri viene sostituito da De Felice, siamo sempre in 5. Sicuramente il gap tecnico rispetto a queste squadre qua è evidente della nostra, questo nessuno lo mette in dubbio. Certamente fino adesso però abbiamo sempre dimostrato, fino a 3 partite fa, di giocarcela comunque sempre e poi di perdere se gli altri sono più forti, ma non di perdere in questo modo. Ed è questo che negli ultimi 3 incontri ha dato sicuramente più fastidio ai tifosi e a tutti quelli che seguono la pallamano a Modena, perché oggettivamente, anche se il gap tecnico può essere evidente, certi tipi di errori, certi tipi come l'ultimo che abbiamo visto in questo momento, sicuramente non fanno parte del bagaglio di questa squadra, che ha comunque dimostrato di saper giocare decisamente meglio e di mettere in difficoltà anche tutte le squadre con cui ha giocato. Quindi ottimo intervento di Jack Resci sul numero 15 Campana, comunque i nostri giocatori, i terzini, i centrali avversari, sembra che abbiano un passo diverso rispetto alla nostra difesa, adesso non riusciamo proprio a tenerli, cioè sono già 26 gol a 11 minuti del primo e del secondo tempo, i servizi al pivot tutte le volte risultano vincenti, non riusciamo mai a intervenire, è vero che manca Luca Bortolotti in mezzo, ma questo non può, le assenze non sono mai una giustificazione per le prestazioni. Anche in questo caso ci siamo trovati di nuovo scoperti in quella posizione lì e ci troviamo che gli avversari di nuovo fanno il 25esimo gol dai 7 metri. Alessio, c'è poco da dire? Ah, c'è poco da dire, sì. Il punteggio parla chiaro. Siamo rimasti lì dove eravamo nel primo tempo e nonostante qualche sprazzo di lucidità, ma non riusciamo a dare quel colpo che serve per sbloccare la situazione e quindi continuiamo a subire.
Certo, la disamina di Alessio non fa una piega ed è proprio così. Qualche sprazzo l'abbiamo fatto vedere, ma proprio qualche sprazzo. Il problema è che oggi stiamo subendo molto anche in difesa, dove comunque abbiamo sempre bene o male resistito. Oggi invece i nostri avversari riescono a entrare sempre molto 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 facilmente. In questo momento adesso il numero 8 Nocelli ha provato ad entrare, chiude bene la difesa giallo-blu, la palla è per Gennaro De Felice, Filippo Barbieri va al tiro, ottimo tiro, questo modo, portiere a parte, palla dall'altra, 13-27, non possiamo fare altro che provare a giocare stringendo un po' quello che è la difesa in questo momento, perché oggettivamente i nostri avversari devono fare un po' più fatica a fare gol, poi dopo vediamo quello che può succedere, però negli ultimi minuti hanno fatto dei gol troppo semplici, sono entrati, ci hanno saltato in modo molto molto netto, e non stiamo parlando di giocatori comunque, a parte sicuramente Arcieri che è molto dotato fisicamente sia come elevazione che come velocità, gli altri sono tutti giocatori comunque veloci, molto dotati fisicamente, però non incontenibili da parte nostra. Abbiamo sempre saputo, abbiamo sempre dimostrato di poter gestire anche degli avversari più forti, quindi insomma bisogna che cerchiamo un attimo di stringere e di ritornare a difendere come abbiamo fatto fino adesso. Palla al numero 19 Strappini, Campana per Ilari, l'ingresso di Ilari sicuramente nella partita è stato molto 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 incisivo. Arcieri viene fermato da Jack Resci, autore di un'ottima parata. Palla per De Felice, Barbieri per Pieracci, Barbieri, i nostri tifosi continuano sempre a incitarci. È entrato adesso Bassoli, è sicuro, è l'esordio in Serie A del nostro di nuovo un altro giovane. Nota positiva, unica nota positiva comunque, un giovane del vivaio giallo-blu che esordisce nella massima serie, questo che non può essere che una nota positiva. Cristian Bassoli, Luigi Pieracci fermato dal numero 19, Strappini. L'arbitro alza la mano del passivo, dobbiamo andare a tirare. Barbieri cerca un servizio per Pieracci, il quale però non riesce a agganciare la palla nel ruolo di pivot. La palla di nuovo dei nostri avversari, 13-27. Nocelli per il numero 23, Russo, nuova entrata. Arcieri, buca il numero 1 nostro, Jack Resci. Il punteggio recita 28-13, siamo a metà del secondo tempo. Sicuramente la fase difensiva non è stata all'altezza delle, al di là di quelle che sono state le ultime prestazioni, è stata sicuramente la partita con la peggior fase difensiva della nostra squadra questa. Al di là dell'attacco che come sempre ha dimostrato evidenti difficoltà, ma purtroppo anche la difesa è stata veramente pessima. Arcieri ruba la palla, ma se la palleggia sui piedi, di conseguenza la palla è di nuovo giallo-blu, siamo di nuovo in 6, è rientrato Mezzetti, la squadra abbiamo Mezzetti, Boni, Niccolò Dondi, De Felice e il giovane Bassoli, palla per Mezzetti prova a entrare, non riesce però a siglare. Al portiere del Cingoli, Arcieri sbaglia, finta il tiro, il pallonetto il nostro Jack Resci, prova il tiro Gennaro De Felice, ma Gentilozzi para. Palla per il numero 8 Nocelli, numero 23, nuovo entrato Russo per Ilari, Matasievic, sempre
Cungedà, la murata della... di nuovo Arcieri colpisce la traversa. Gennaro De Felice, palla per Giacomo Boni per Gennaro De Felice, Cristian Bassoli, di nuovo perdiamo una palla in attacco. Russo viene stregato da Jack Resci, sempre 13-28. Jack in ultime, Giacomo Resci in ultime, comunque l'impatto nella partita è stato positivo. Vengono dati 2 minuti a Russo per il fallo su Gennaro De Felice. Palla per Gigi Pieracci. Gigi Pieracci dai 9 metri, c'è qualcosa in campo che viene spostato. 17-21, 28-13 per la squadra marchigiana. Ecco la palla per Gigi Pieracci. Mezzetti per Gennaro De Felice, Mezzetti. Bel gol di Gennaro De Felice che riesce a incunearsi e a trafiggere il portiere Gentilozzi sulla sua sinistra a fil di palo. 14-28, Ilari per il numero 8 Nocelli, i nostri avversari sono in 10 per Matasiewicz, sono in 5, ma Ilari, Matasiewicz, Strappini, viene chiamato il tempo da il mister del Cingoli, il signor Nocelli Nando. Vediamo se mister Sgabi riesce a infondere un po' di più di grinta ai nostri giocatori per concludere la partita in modo un pochino più dignitoso rispetto a come abbiamo giocato fino adesso. Ripeto, la fase di attacco ha dimostrato i soliti problemi. Purtroppo in questa partita siamo stati fallosi e non compatti anche in difesa. Probabilmente l'assenza di un pivot come Bortolotti, che è un po' il perno, il fulcro della nostra difesa, ci è costata in termini di gestione della squadra nella fase difensiva. Ma non può essere, ribadiamo, una scusa questa comunque per la prestazione che anche nella fase difensiva la nostra squadra ha messo in mostra in questa serata. Insomma, mancano ancora 12 minuti, abbiamo la possibilità di concludere questa partita con un punteggio meno evidente verso i nostri avversari. Bisogna che però stringiamo di più. Palla per Mengoni, Matasiewicz per Nocelli, Mengoni perde la palla per De Felice, ottimo servizio di Pieracci per Nicolo Dondi, il quale riesce in contropiede a beffare Gentilozzi. Siamo 15-28. Palla per Arcieri per il numero 4, no, ancora palla per Arcieri, prova ad andarsene, potrebbero anche essere fischiati i passi in questo modo, cerca di beffare Nicolò con un buon movimento, però non riesce, viene fischiato qualcosa, sfondo ai nostri avversari, 15-28, palla ancora dei gialli. Mezzetti per De Felice per Giacomo Boni non inquadra la porta da una buona posizione, viene colpito il palo, Campana, Nocelli, Mengoni, Strappini, Ilari, Arcieri, ottimo servizio dall'ala per il pivot e riesce a siglare 15-29. Purtroppo
riesce a siglare. Palla per Mezzetti per De Felice, De Felice per Bassoli. L'arbitro fischia 2 minuti per Alceri, che viene, che risponde al pubblico. Comunque i nostri avversari si trovano in 10. Palla per Mezzetti, De Felice per Mezzetti. Mezzetti riesce, pur contrastato, a siglare. Gentilozzi non trattiene la palla. Siamo 29-16. Palla per Mangoni per Ilari viene contrastato da De Felice. I nostri avversari sono in un uomo in meno e quindi non abbiamo in questo momento la sinistra Arcieri che è scesa. Palla per il numero 18 che finta il tiro, poi di nuovo tira e il nostro portiere Jack riesce a fermare la palla. Palla per Gigi Pieracci che torna al gol, e non può essere che anche questa è una buona notizia. Siamo 29-17, a 10 minuti dalla fine. I nostri avversari sono sempre in 5. Nocelli per il numero 18 Mangoni. Ottimo intervento del nostro giovane Luca Cristian Bassoli. Vengono fischiati 2 minuti anche a Mangoni. Adesso sono in 4 i nostri avversari. Il punteggio è 29-17. Cerchiamo un attimo di vedere quello che riusciamo a fare. Mezzetti con la palla in mano, 4 contro 6, sicuramente dobbiamo andare al tiro il prima possibile. Bassoli per Niccolò Dondi per Mezzetti, ottimo tiro, Giacomo Boni. Il portiere Gentilozzi però riesce a stregare Giacomo Boni. Bisognerebbe che questa occasione non ci lasciassimo sfuggire. Sono in 4. Jack Resci, non ci si mette neanche la buona sorte, perché il rinvio di Jack, la parata di Jack Resci praticamente finisce nel mani direttamente del pivot. I nostri avversari vanno addirittura in rete con 2 uomini in meno, 17-30. Bassoli per Mezzetti a cui viene fischiato sfondo. Niente, non riusciamo a siglare neanche con 2 uomini in più. Ilari per Nocelli per Matasievic è rientrato Arcieri nel mentre, quindi sono i 5 i nostri avversari. Matasievic viene servito dal numero 4 Ilari, che viene fermato da Gennaro De Felice e Boni. Numero 8 Nocelli, che viene fermato da Giacomo Boni. Matasievic sulla palla, numero 8 Nocelli, bel tiro, dotato sicuramente di un ottimo braccio questo giocatore che riesce a beffare il nostro Giacomo Resci. 31-17, la partita purtroppo non ha neanche nel secondo tempo avuto una svolta rispetto al primo. Panettieri per Bassoli. Panettieri, Gennaro De Felice, Panettieri prova a cercare l'angolo, ma Gentilozzi prende via la palla dall'incrocio dei pali. Numero 8 Nocelli, è rientrato anche Russo. Matasievic, sono di nuovo in 6 i nostri avversari. Nocelli, la palla del Cingoli, pur della deviazione del Modena. Nocelli per Russo di nuovo per Matasievic, contrastato da Mezzetti. Russo, Matasievic si tira la palla sui piedi. Ecco il numero 15 Panettieri per Bassoli per De Felice prova il servizio da pivot per Luigi Pieracci, ma non riesce a trovarlo. Non è una eccatombe di errori, di passaggi in attacco.
Nocetti prova ad entrare e tirare. Nocelli per il numero 23 russo. Nocelli. Purtroppo Nocelli riesce ad entrare praticamente che sembra un'autostrada la nostra difesa in questo momento, quindi non ha difficoltà a entrare e a trafiggere le esci. 32-17, 24-39, palla per Panettieri per Bassoli, Gigi Pieracci, Bassoli, Gennaro Di Matteo, Panettieri per Luca Mezzetti, 32-18, ottimo gol di Luca Mezzetti. Numero 19 Strappini, di nuovo con la palla, è entrato intanto il numero 14 Trinini Jacopo. Nocetti Ilari, ottima parata di Jack Resci che riesce a trattenere il pallone. Il numero 10 Luca Mezzetti per De Felice per Bassoli per Mezzetti, Bassoli, De Felice, Bassoli, De Felice, Bassoli in posizione di centrale, Mezzetti prova ad entrare per De Felice, questa è una buona azione, finalmente una buona azione da parte della nostra squadra, il servizio di Luca Mezzetti per Gennaro De Felice è ottimo e riesce comunque a liberare al tiro il nostro giocatore. Palla per Russo per il numero 2. Scusate, per il numero 23 russo. Purtroppo c'è una deviazione, non ce ne va bene una. 33-19, mancano 4 minuti alla fine della partita. Palla per Gennaro De Felice, Luca Mezzetti. Prova Luca Mezzetti. Numero 8, palla per Nocelli, Russo, palla per il numero 3, Barigelli, nuovo entrato, prova ad entrare, naturalmente il coach del Cingoli ruota tutta la squadra, ormai il punteggio non è più in discussione, 19-33, sbagliato da Russo il passaggio verso l'ala Barigelli, la palla di nuovo giallo-blu. Gennaro De Felice viene fermato dal numero 8 Nocelli in modo falloso. Luigi Pieracci con la palla, Gigi Pieracci per Gennaro De Felice, Cristian Bassoli, Gennaro De Felice, errore di Gennaro De Felice, il contropiede di nuovo dei nostri avversari. Grande parata di Jack Resci che riesce a fermare Russo. Siamo 33-19, il punteggio rimane così. Gennaro De Felice riesce ad entrare, però viene fischiato fallo al numero 23 russo della squadra del Cingoli. Mezzetti funge dal centrale. Mezzetti per De Felice per Mezzetti. Mezzetti. Viene fischiato fallo 9 metri per intervento di Varigazzi. De Felice per Cristian Bassoli che si sta muovendo bene comunque. Mezzetti prova a tirare, c'è una deviazione sicuramente. O un tocco. Viene chiamato l'intervento del medico in campo per una botta di Mezzetti alla spalla in fase di tiro. Purtroppo speriamo che il nostro numero 10 non si sia fatto niente praticamente, probabilmente è stato il contrasto nel momento del tiro e la spalla è rimasta un po' indietro e potrebbe essere qualcosa del genere, ma non sembra niente di particolare. Comunque è intervenuto l'arbitro con il ghiaccio secco, però il nostro giocatore costretto a scendere rientra Panettieri. Speriamo che non sia niente per Luca Mezzetti, di infortunati ce ne abbiamo già abbastanza, ce ne sono già tre, cerchiamo di vedere, cioè sarebbe meglio che non,
per la partita con Romagna della prossima settimana sarebbe sicuramente non una bella cosa avere ulteriori infortunati. Tiro di Gennaro De Felice che riesce a trafiggere la difesa avversaria. 33-20, Gennaro De Felice sicuramente è stato autore di una discreta prestazione. E palla di Russo per Matasiewicz che prova ad entrare, però la nostra difesa chiude. Palla per Russo, Russo che funge da centrale. Centrale Matasiewicz, Russo per Ilari. Ilari cerca di servire il numero 14 Trillini, non riesce. Bassoli in difesa si sta comportando molto bene, manca un minuto alla fine della partita. Russo, Matasiewicz per Barigazzi. Russo, Matasiewicz, viene fischiato il tiro sul passivo e quindi rimaniamo 20-33. Panettieri per Emanuele Mattioli, un bel gol di Emanuele Mattioli, 21-32, meno 12. Ilari per Matasiewicz, tiro di Matasiewicz deviato. Jack Resci non è neanche fortunato in queste circostanze, 34-21, palla l'ultima azione nelle nostre mani, vediamo di concludere con dignità. Panettieri per Bassoli per De Felice, Panettieri per Bassoli per De Felice, ottimo gol di De Felice che sicuramente è stato uno dei meno peggi in questa partita. Si chiude 22-34, prestazione pessima dei colori giallo-blu. Niente, bisogna di nuovo resettare il tutto e presentarsi a Romagna, che è una squadra che è l'ultima in classifica sotto di noi, ma sicuramente ultimamente si sta esprimendo meglio rispetto all'andata, in modo completamente diverso, per poter vedere di fare qualcosina. Buonasera a tutti e arrivederci.